Perché sottolineo questo discorso della libera concorrenza senza distorsioni? Mi perdonino. Perché non è un dettaglio da poco. Quando parliamo di una Costituzione dei cittadini europei e parliamo di libera concorrenza senza distorsioni, sapete di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che il Trattato di Lisbona riporta in auge un principio di gestione della nostra vita che passa per privatizzazioni selvagge. Cioè la svendita a 2 lire di quello che noi per generazione abbiamo pagato con le nostre tasse. Gli esempi li abbiamo avuti davanti agli occhi di tutti. La precarizzazione del lavoro più selvaggia, anche lì gli esempi non vanno neanche citati, parlano da soli. Taglia le spese sociali a destra e a sinistra, sanità, assistenza agli handicappati, strade, infrastrutture, eccetera. Speculazioni, commerciali e finanziarie. Beh, non dobbiamo neppure commentare qui quello che è successo con la crisi economica mondiale, frutto appunto di leggi di speculazione, leggi che permettevano la speculazione selvaggia, sono un esempio più che chiaro. Allora, la libera concorrenza senza distorsioni significa sancire la sacralità di questi principi che noi stiamo soffrendo tutti i giorni sulla nostra vita, la nostra vita vera, reale, concreta, di italiani, non così teorie. E soprattutto la libera concorrenza senza distorsioni sancisce una delle più grandi ipocrisie e farse della storia economica moderna, che è quello che viene chiamato in genere il capitalismo per i poveri e il socialismo per i ricchi, cioè quel sistema secondo cui noi dobbiamo mettere, noi persone dobbiamo mettere in pratica tutte le regole del capitalismo, quindi permettere le privatizzazioni, precarizzare il lavoro, eccetera, andare a privati in sanità, privati a destra e a sinistra. Quando poi i guai capitano invece ai grandi padroni del vapore, banche, business, Fiat, eccetera, eccetera, lì ci vuole lo Stato che interviene con i miliardi su miliardi su miliardi per salvargli il sedere ai manager, eccetera. Ecco, questo è un altro dei significati della piccola e apparentemente insignificante frase libera concorrenza senza distorsioni. Allora, questo mostro rientra nel Trattato di Lisbona con tutti i poteri che abbiamo detto. Ancora nel capitolo sociale si parla nel Trattato di Lisbona dell'espansione dell'agricoltura europea, che è già finanziata con 1 miliardo di euro al giorno, di nostri soldi, perché se no non riesce a stare in piedi. Si parla di questo, però non si dice una parola nel Trattato di Lisbona né sulle tutele dei braccianti, dei lavoratori dell'agricoltura europea, né sull'impatto ambientale, neanche una parola di tutela di questo. Diritto di sciopero. Viene vietato lo sciopero nel Trattato di Lisbona se impedisce la libera circolazione dei servizi. Questa è una clausola, guardate che queste sono clausole che poi vengono prese, portate in tribunale dalle grandi corporazioni e i giudici decidono in base a questa roba qui. Quindi se tu hai fatto sciopero all'ANFAS di Bologna e loro ti rispondono tu non puoi fare sciopero perché in questo modo impedisci la circolazione di un servizio, ti hanno legato le mani. È da lì. È da qua, è da questa roba qui che vengono queste regole infami che già oggi sono presenti in Italia. Quindi vietato scioperare se questo ostacola la libera circolazione di un servizio. Vietato scioperare se nella nuova Europa, nel nuovo Stati Uniti d'Europa, se una nazione va in un'altra, un'azienda di una nazione va in un altro posto, in un'altra nazione, un'azienda polacca viene in Italia e paghi i lavoratori che lavorano in Italia per questa azienda lo stesso stipendio dei polacchi, quindi una miseria. No, questi operai non possono più scioperare in questo caso. Succede, ed è già successo, che aziende di stati dove gli stipendi e le contrattazioni sono più basse trasferiscono i loro affari da un'altra parte, e per esempio in Irlanda, in Italia, in Francia, e già lì tentano di pagare i loro lavoratori esattamente quello che li pagherebbero in Polonia o in Cecoslovacchia. Quei lavoratori in Irlanda, in Italia, in Spagna, vogliono scioperare, non potranno più farlo secondo il Trattato di Lisbona. Allora, ancora, capitolo sociale, negli appalti pubblici, che tutti noi, comuni, regioni, eccetera, possiamo gestire, in alcuni appalti pubblici saranno vietate le contrattazioni salariali raggiunte dai sindacati, perché questo è considerato un ostacolo alla libera concorrenza senza distorsioni. Quindi si potranno impugnare già dei risultati salariali, sindacali, già ottenuti da tempo.
Nella salute i diritti dei pazienti sono stati scritti non nel capitolo sanità, che è anche quello da vedere, tutto interessante, ma nel capitolo del mercato interno. Allora, attenzione, quando parliamo di diritti dei pazienti, parliamo di diritto alle cure salvavita, parliamo dei diritti fondamentali della tutela della salute. Se questi diritti vengono presi, portati fuori da una Costituzione per i cittadini, che non lo è, ma emessi dentro le regole del mercato interno, vuol dire che questi diritti saranno assoggettati alle regole del mercato. E questo è già di per sé un'altra delle aberrazioni del Trattato di Lisbona. Se uno Stato di questo nuovo Stati Uniti d'Europa vuole fare una politica occupazionale usando spesa pubblica, cioè fare quello che fece Roosevelt in America nel New Deal, che disse, va bene, spendiamo soldi pubblici, ma salviamo l'economia in banca che sta crollando, salviamo le famiglie, salviamo gli stipendi, salviamo la gente dalla fame, creiamo posti di lavoro pubblici per recuperare, ridare dinamismo all'economia. Se questo venisse un giorno deciso da un qualunque Stato europeo, non potrà più farlo, viene vietato. Quindi un altro capitolo importante del capitolo sociale che viene a mancare grazie al Trattato di Lisbona. Se uno Stato europeo a questo punto volesse mettere in pratica un qualunque altro sistema di trattamento di favore dei propri cittadini, non può più farlo. Perché? Perché di nuovo i poteri economici che stanno naturalmente dietro a questi trattati, a queste regole e a questi colpi di Stato, dicono sono ostacoli alla libera concorrenza. Tu non puoi fare una roba per avvantaggiare i cittadini della Basilicata, perché diventa un ostacolo alla libera concorrenza. Quindi lo Stato perde l'autonomia anche lì, un altro capitolo sociale importante che viene perso col Trattato di Lisbona. La Banca Centrale Europea, la grande banca per tutti i cittadini d'Europa, sarà in grado di imporre, già lo è oggi, la stabilità dei prezzi, cioè di dire viene prima la stabilità dei prezzi piuttosto che l'occupazione. Quindi di nuovo, se gli stati dicono ma cerchiamo di favorire l'occupazione magari momentaneamente a scapito della stabilità dei prezzi e dell'equilibrio monetario, la Banca Centrale Europea potrà dire no, tu non lo fai, punto, e non si discute. Non esistono meccanismi nel Trattato di Lisbona per ridistribuire la ricchezza. Sarebbe logico negli Stati Uniti d'Europa, se veramente fosse un unico Stato, essere in grado di fare una cosa di questo tipo. Allora abbiamo una sacca nel nord-ovest che è ricchissima, bene, trasferiamo un po' di capitale nel sud-est, che magari è un pochino meno, in modo da riequilibrare lo Stato, in modo da funzionare un po' meglio, non avere sempre queste maledette economie a due strati, come Stati Uniti del Nord, Stati Uniti del Sud, Inghilterra del Sud, Inghilterra del Nord, Italia del Nord, Italia del Sud. Ecco, questo non è previsto dal Trattato di Lisbona. Sarebbe stato un grande passo avanti per una nuova Costituzione che avesse avuto senso per i cittadini europei. Non è previsto. Hanno pensato di tutto in queste regole del Trattato di Lisbona per fare una politica comune, naturalmente. Stiamo capendo nell'interesse di certe corporazioni e di certi grandi poteri, ma assolutamente non ci sono regole di armonizzazione delle politiche fiscali, monetarie ed economiche con il capitolo sociale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono regole che impongono agli Stati Uniti d'Europa di fare delle politiche monetarie, fiscali ed economiche che possono finanziare, trovare i soldini anche per i bisogni dei cittadini, per i bisogni sociali dei cittadini. Non esiste in questa Costituzione, chiamiamola, non lo è, ma è di fatto una Costituzione, non esiste un finanziamento del capitolo sociale. Ora voi immaginate come farà l'Europa, questa nuova Europa, a finanziare tutta la spesa sociale se non esiste un capitolo di finanziamento. Per concludere, la giustizia. E questa è un'altra cosa essenziale, fondamentale da affrontare.